Palasport di Poggio Rusco, il più cordiale buonasera dalla voce di Davide Draghi. La 12ª edizione del trofeo Truzzi, ultimi scontri di questo precampionato prima dell'inizio della stagione ufficiale con la Supercoppa italiana Discovery Plus che inizierà tra poche ore. Si affrontano uno Telsa Reggio Emilia da una parte, Dolomiti Energia Trentino dall'altra, è la terza amichevole per la formazione di coach Caia, che ha conquistato due vittorie finora contro Fortitudo Bologna a Scandiano e contro Bertram Tortona in quel di Sant'Ilario, amichevole fuori provincia questa, seppur di non tanti chilometri per la formazione reggiana, contro una Trento che anch'essa si va ad ultimare in vista dell'inizio della Supercoppa. Curiosità in casa reggiana per vedere l'organico al completo per la prima volta, ci sarà anche l'esordio di Bryant Crawford, c'è qualche assenza ma è quasi completo anche la Dolomiti Energia Trentina. Allora insomma c'è tanta curiosità per quella che è arrivata alla 12ª edizione di questo Memorial, che ha visto la sua ultima edizione disputata nel 2017 con Reggio che sconfisse Mantova all'epoca, e adesso torna anche a Poggio Rusco, una realtà comunque con grande tradizione, il basket, e lo fa col pubblico perché è bello vedere comunque gli spalti, seppur con la capienza permessa, quella del 35%, gli spalti pieni qua al Palasport di Poggio Rusco. Saluto anche il mio compagno di telecronaca di questa sera, ufficio stampa della Dolomiti Energia Trentina, Marcello Veroster. Ciao Marcello, buonasera anche a te. Ciao Davide, buonasera a tutti. È vero, che bello tornare a vivere così il grande basket, seppur ancora in clima amichevole. È bello rivedere anche il pubblico in tribuna. Penso che vedremo anche una bella partita tra due squadre che si stanno avvicinando ai primi veri appuntamenti della stagione, ma che sicuramente hanno tanto da voler mettere in campo fin da questa amichevole di settembre. Allora andiamo a vedere i quintetti delle due squadre che sono già in campo: Forrai, Bradford, Reynolds, Caroline Ladurner per quel che riguarda Lele Molin, la squadra di Trento, e mentre ormai consolidato il quintetto biancorosso con Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Justin Johnson e Michael Hopkins. Dicevamo, ho già detto qualcosa di Reggio, dici qualcosa anche a Marcello di Trento con come si presenta la Dolomiti Energia a questo appuntamento. Beh, Trento è alla seconda uscita stagionale di fatto, dopo un primo scrimmage contro la Virtus Bologna in quel di Folgaria, una di quelle amichevoli con punteggio azzerato ad ogni quarto. Lele Molin cambia subito qualcosa nel quintetto iniziale, proponendo Desonta Bradford nei primi cinque. Attenzione a questo ragazzo che non dà tanto nell'occhio ma ha delle accelerazioni clamorose, si è reso protagonista di un paio di giocate sopra il ferro clamorose proprio contro la Virtus. Dopo un fallo segnalato nella retroguardia trentina, rimessa per Reggio che vuole servire Justin Johnson sotto canestro, prova a giocarsi l'uno contro uno il confermato Justin Johnson, va a segnare i primi due punti della partita biancorossa. Justin Johnson, l'abbiamo visto comunque al di là di due prestazioni se vogliamo offensive non esorbitanti, molto ben inserito nelle dinamiche di coach Caia, che d'altronde conosce già. Dall'altra parte, me lo dicevi nel prepartita Marcello, occhio a Reynolds perché è il giocatore forse con più talento di questa Dolomiti Energia, ce lo fa subito vedere con la bomba mancina. Sì, è un giocatore che fa del tiro dalla distanza una delle sue caratteristiche peculiari, un giocatore che durante l'estate si è allenato ed è andato a Tokyo addirittura con il Team USA, poi non ha giocato ovviamente nelle partite ufficiali, però un profilo che insomma, se Greg Popovich se lo porta in Giappone, evidentemente un motivo ci sarà, buono ha mostrato. Curiosità ovviamente per vedere all'opera giocatori che non hanno mai giocato nel campionato italiano, tanti da una parte e dall'altra, Hopkins, Thompson, Olisevicius e Crawford dalla parte di Reggio, ma anche Bradford, Reynolds, Caroline dalla parte di Trento. C'è invece un giocatore che il campionato lo conosce già bene, cioè come Wesley Sanders, invece pronto a uscire dalla panchina. Post basso di Caroline contro Johnson, si avvita e in un qualche modo il ferro gli accoglie il canestro. Primi due punti anche per il numero 4, almeno in campo, come ruolo di questa Dolomiti Energia. 5-2 il punteggio in favore, diciamo, della formazione trentina, con l'alto basso Johnson con Hopkins, ma per la seconda volta la difesa di Trento intercetta bene il pallone, prova a correre Caroline, questa volta Johnson fa buona guardia su di lui, una sfida tutta fisica quella tra i due, sicuramente due giocatori anche abbastanza simili se vogliamo per struttura,
un po' più ball handling per Caroline, un po' più di capacità a rimbalzo per Johnson, ma si assomigliano. Cinciarin da tre sbaglia, la palla però lo premia e va a rimbalzo in attacco lui stesso, favorisce un tiro da tre punti di Stevie Thompson, anche questo è lungo, la palla si arrampica sul ferro ed esce rimessa a Trento. Sì, un paio di buone rotazioni difensive della Dolomiti Energia in questi primi due minuti scarsi di partita che hanno propiziato un paio di recuperi. E sì, direi che quell'uno contro uno Johnson Caroline a colpi di sportellate per ora è uno dei temi della partita. Allora, possesso Trento con Bradford che cerca e trova Capitan Forrai. Palla torna in punta. Ecco Reynolds che prende un altro tiro da tre punti, questo lo sbaglia, altro rimbalzo di Johnson e Caroline lottano, il fallo è del giocatore di Trento che non è tanto d'accordo con la decisione arbitrale, ma tant'è, la palla torna in mano alla 1 testa, non abbiamo detto gli arbitri, vicino tallone Tirozzi, la terna di questa sera. Eh sì, fischio un po' in ritardo, forse è stato quello che ha scombussolato Jordan Caroline, uno di quei giocatori diciamo che non nasconde il suo spirito competitivo e che in campo, diciamo così, la bocca chiusa la tiene poco. Eh sì, ma d'altronde penso sia anche uno dei motivi per cui Trento l'ha voluto. Palla per Cinciarini dai 45 gradi, taglio di Thompson, Cinciarini gioca due con Hopkins, poi attacca, vede bene il taglio di Elisevicius. Assist per Cinciarini, due facili per Elisevicius, secondo canestro dal campo per Reggio, 5-4 dopo due minuti e mezzo di partita e Forrai, la bandiera della Dolomiti Energia Selezione 1, ancora in campo, credo siano 13 le stagioni consecutive a Trento di Forrai. Marcello, se ne ho persa qualcheduno mi correggerà, intanto come dicevamo Caroline e tutta la sua energia a segnare altri due. Eh sì, Toto Forrai lo scorso febbraio ha festeggiato i 10 anni da giocatore di Aquila Basket, quindi diciamo uno di quei giocatori che poi con Trento ha scalato parecchie categorie prima di arrivare in Serie A. La Durner stoppa Hopkins in contropiede, la Dolomiti Energia diciamo più transizione che contropiede, Cinciarini ferma tutto con un saggio fallo che evita un canestro facile subito alla formazione di Coach Kaya che opta per il primo cambio della sua partita, due falli per parte per quel che riguarda le due squadre, farà il suo esordio Capitan Candy al posto di Stevie Thompson. Dopo questi tre minuti e pochi secondi, un più in partita Trento di Reggio, diciamo, sembra che abbia approcciato meglio la gara la formazione di Molini. Sì, partita subito molto fisica, ma d'altronde penso che le direttive dei due coach siano state simili e Trento, soprattutto dal punto di vista difensivo, sta facendo vedere buone cose. Qua sbaglia Reynolds il rimbalzo di Hopkins e allora Cinciarini con calma a gestire il possesso reggiano. Attacca Forrai, approfitta della distrazione difensiva ma poi sbaglia a conclusione di sinistro Cinciarini, allora rimbalzo Trento e nuovo possesso per la Dolomiti Energia con Forrai che forse commette infrazione di doppio palleggio graziato dagli arbitri in questo caso. Allora ancora Caroline contro Johnson, fallo in attacco questa volta, proseguono a darsene di santa ragione Johnson e Caroline e dalla palla 2 che lo stanno facendo con grande regolarità va detto. Per Caroline è il secondo fallo subito dentro mezzanotte. Eh sì, il difetto diciamo dei giocatori a così grande intensità e impatto atletico è proprio che giocando al 200% di energia appena abbassi la testa poi trovi sulla tua strada giocatori di esperienza capaci di rubarti tra virgolette questo tipo di falli in attacco. Coach Molin cambia proprio Jordan Caroline, al suo posto un Andrea Mezzanotte che è stato tra i più pimpanti proprio in questa prima uscita dei bianconeri a Folgaria contro la Virtus, ha segnato 4 triple e 14 punti. Mezzanotte fresco di rinnovo triennale, chiamato ad una stagione da protagonista. E giocatore che cambia anche tatticamente completamente la partita rispetto a Caroline, nel senso che si tratta di un lungo più di stazza e più di tecnica con tiro da fuori e ovviamente meno atletismo, però insomma una soluzione diversa per complementare direi per coach Molin. 7-4 pressing alto della Dolomiti Energia che Reggio supera con Candy e Cinciarini, poi è Cinciarini che ferma il palleggio, va sotto da Hopkins che riceve profondo e va a segnare i primi due punti della partita, due di Johnson, due di Elisevicius, due di Hopkins, tutti da sotto canestro i punti arrivati della 1 Tels fino a questo momento. 7-6 il punteggio, Bradford dall'altra parte per Trento contro Candy, marcatura uomo da una parte e dall'altra, Elisevicius e Reynolds si attaccano, il fallo è del lituano. Eh sì, i tre canestri di Reggio sono arrivati tutti da dentro l'area ma sono nati tutti dalla mano e dalla visione di gioco di Andrea Cinciarini che
è un maestro nel riuscire a servire i lunghi intorno al ferro. È stato uno dei grandi ritorni dell'estate, Cinciarini a Reggio Emilia, lo è stato altrettanto Diego Flaccadori, che entra in questo momento e fa il suo esordio. Diego Flaccadori, dopo l'esperienza al Bayern Monaco, torna a Trento con un ruolo diverso, sicuramente una maturità diversa e tanta curiosità per rivederlo nel campionato italiano. Qua va a giocare un bel pick and roll con la Durner, che poi però perde la sfera, contropiede Reggiano con Candy, che però non può attaccare subito perché Trento è molto bravo in transizione difensiva. Allora va al pick and roll con Hopkins, Olisevicius per linea esterna, vede Cinciarini che ha le praterie per prendere il tiro a tre punti, che è sbagliato. Il rimbalzo è di Bradford, che prova ad andare in transizione, va fino in fondo con l'Eurostep e segna due bei punti. Tra le diversità di Diego Flaccadori rispetto a come l'abbiamo lasciato, beh, forse lo noterete, ha cambiato mano di tiro. Una decisione sicuramente particolare, ma che ha dato buoni frutti nella sua esperienza tedesca con il Bayern. Mentre entra l'aggregato Marco Maganza, che è stato aggregato anche della 1 Tels l'anno scorso e quindi di fatto è un ex, seppur mancato, diciamo, in entrambi i casi. L'altra novità su Flaccadori, probabilmente anche un po' la collocazione in campo, nel senso che avrà qualche compito di regia in più in questa sua esperienza 2.0 a Trento. Mentre sul cubo di cambio, a proposito di cabina di regia, c'è Bryant Crawford che farà il suo esordio in casa biancorossa, l'ultimo. Intanto Cinciarini arriva al ferro, è bravissimo Andrea Cinciarini a rallentare, che spesso sembra una parte negativa del gioco, invece in questo caso la parte positiva, per leggere meglio la situazione. In questo caso arrivare al ferro, dicevo, Crawford farà il suo esordio, è arrivato per ultima Reggio, complice il Covid, ha preparato bene la sua condizione in questa settimana, 10 giorni, la palla è di Reggio e adesso è pronto a fare il suo esordio proprio a ridosso dell'esordio ufficiale, che sarà invece domenica sul campo della Fortitudo Bologna al Paladozza per la prima di Supercoppa. Fuori Cinciarini, fuori Johnson, dentro, come dicevamo, Crawford e anche il grande ex dell'incontro, Filippo Baldirossi. Eh sì, Baldirossi con la maglia di Trento, soprattutto protagonista della cavalcata promozione nel 2014 dalla Serie A2, ma poi giocatore che anche in Serie A con la maglia di Trento ha scritto pagine importanti, non ultima la semifinale di Eurocup del 2016. Candy palleggia questo tiro, marchio di fabbrica, ormai l'ho detto anche nel corso a breve con Trento, del suo gioco, i primi due della sua partita. Flaccadori per linee esterne, esce a ricciolo Sanders, anche lui è entrato in campo in questo momento, l'ex Fortitudo Cremona, va da Reynolds che torna da Sanders, 6 secondi per i 24, mezzanotte, libero da 3 punti, occhio perché è un tiratore. Dopo aver sbagliato il primo, non sbaglia il secondo, e la seconda bomba messa a segno da parte di Trento, ancora 0 invece dalla lunga distanza la formazione reggiana, che è sotto 12-10 in questo primo quarto. Ecco Crawford che va da Hopkins, Candy libero da 3 punti, prende, tira e segna, l'ho chiamata, arriva la prima bomba anche di Reggio Emilia. Eh sì, dopo un buon inizio di partita, adesso qualche rotazione difensiva, diciamo così, un po' più farraginosa per Trento, che però dall'altra parte con il talento di mezzanotte dall'arco è riuscita a rimanere a tiro. Aggiusta un po' troppo il blocco Marco Maganza, falla in attacco, palla che torna alla 1 Tesca, ha messo la freccia, andando avanti 13-12, ora ultimi due cambi per completare le rotazioni di coach Kaya, cioè dentro Strautins al posto di Elisevicius e Momo Diouf al posto di Hopkins. C'è anche Conti per Trento, andiamo a ricapitolare un po' i quintetti: Flaccadori, Conti, Saunders, Maganza, mezzanotte per la Dolomiti Energia, Crawford, Candy, Strautins, Baldirossi, Diouf per quel che riguarda la 1 Tels. 3:24 a giocare e Brian Crawford a gestire il possesso dei suoi. Esce a ricciolo Candy, gioca pick and roll con Diouf, ancora palleggia restituita da 3 per il capitano, che sbaglia il rimbalzo di Sanders, che supera col pallone tra le mani la metà campo, post basso per Maganza, contro lui c'è Candy, vediamo se lo attacca Marco Maganza, lo fa andando fuori però da mezzanotte, la palla gira per linea esterna, Conti batte Diouf, però Candy fa un ottimo lavoro mettendosi sulla linea di passaggio, gli arbitri la considerano una posizione giusta per prendere sfondamento e quindi falla in attacco di Luca Conti. Beh, direi Leo Candy ormai uno degli artisti della Serie A per quanto riguarda i falli d'attacco subiti, un giocatore di grande intelligenza difensiva. Conti ha fatto una buona finta, ha battuto il close out se non sbaglio di Diouf, ma poi
non è riuscito ad avere la lucidità di capire che cosa fare in quei momenti di incertezza. Stiamo comunque Candice parlando di un classe 2000 sulla linea di fondo. Certo, giocatore. Tra l'altro trentino di nascita e di formazione, quindi un giocatore su cui anche il club ovviamente crede molto nei suoi margini di crescita. Dall'inizio della partita che Lele Molin fa pressare i suoi praticamente a tutto campo e Reggio deve comunque affrontare anche questo tipo di difesa, lo fa con un'ottima circolazione di palle in questo caso, poco male se esce il tiro di Baldi Rossi perché questa è un'ottima azione, non è stato premiato dal ferro, fallo di Crawford che aveva un altro fallo da spendere prima di mandare suo in bonus, lo fa in transizione su Flaccadori, c'è un time out però prima chiesto da Trento sul 13-12. Grande equilibrio, grande intensità, se vogliamo Marcello, percentuali non altissime, è vero, però stiamo vedendo una partita gradevole finora. No, e credo che insomma un po' l'impronta di entrambe le squadre nel corso della stagione dovrà essere proprio quella dell'intensità, della fisicità e della capacità magari di non per forza giocare ad altissimo punteggio, ma riuscire anche un po' a mettere i bastoni tra le ruote agli attacchi degli avversari. Trento è riuscito a farlo meglio sicuramente nella prima parte del quarto, poi Reggio Emilia con la qualità sia in attacco che in difesa, soprattutto dei suoi due registi, Cinciarini da una parte e Candi nell'altra metà campo, è riuscita a riprendersi anche la leadership nel punteggio per quanto può valere a 2 minuti e mezzo dalla fine del primo quarto. Concludendo la presentazione di Trento c'è un'assenza, l'ultimo arrivato, si tratta del pivot Williams, altro giocatore che andrà inserito nelle dinamiche di coach Molin, importante sicuramente. Eh sì, è un centro anche lui, le parole chiave per Williams sono un po' le stesse per Caroline o per Reynolds, è un giocatore di grande atletismo, versatilità, un giocatore di energia sotto il ferro, ha avuto esperienze NBA diciamo vere con i Los Angeles Lakers e i Washington Wizards in passato, è ovviamente uno dei giocatori su cui coach Lele Molin punterà nel suo quintetto base per il resto della stagione. Ovviamente diciamo a fare le sue veci in questo momento in campo c'è Maganza nello spot di 5, Max Radurner che abbiamo visto prima, anche lui è giovanissimo, classe 2001, compagno di Diouf in nazionale sia nella prima parte di preparazione preolimpica a giugno che poi anche nel Euro Challenge 2019, Under 19 scusate, che i due hanno giocato con la nazionale italiana a luglio, fine luglio. Canestro e fallo di Sanders, l'ingenuità in questo caso è di Strautins. Sanders invece, diciamo, in questa nidiata di giocatori da scoprire rappresenta un po' l'usato sicuro, diciamo, di questa Trento. Assolutamente, l'unico americano con un'esperienza importante in Italia e in Europa, un giocatore che quasi non dobbiamo nemmeno più presentare al pubblico che guarda le partite, perché i suoi anni, le sue 2 stagioni a Cremona e poi lo scorcio di stagione scorsa alla Fortitudo, diciamo, ce lo fanno conoscere bene, un giocatore direi poco fumo e tanta sostanza. Un tuttofare del parquet con il tiro libero supplementare, torna avanti Trento 15-13, mancano 2 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto e Strautins prende il tiro da 3 punti sul passaggio di Crawford, è lungo, il rimbalzo è di Flaccadori, continua a litigare un po' con le percentuali dalla lunga distanza, la 1 test in questo inizio, Sanders in post basso contro Candi, la palla in angolo per Conti che pesta la linea di fondo e regala il possesso nuovamente alla 1 test, un po' sfortunato qua Conti perché questa è un'azione che i giocatori fanno distinto e tanti dicono che il campo andrebbe allargato e o forse basterebbe stare un po' più attenti, esatto, abituarsi a ricevere un passo più giù. Crawford in zingarata contro Flaccadori, non c'è fallo ma si torna in mezzo in punta con Leo Candi che gioca pick and roll con Diouf che porta il blocco, la palla gira per linea esterna con Strautins che la mette per terra, attacca, torna fuori da Baldi Rossi, 5 secondi dovrà forzare Filippo, lo fa andando contro Mezzanotte che però sta bene con lui, rimbalzo, premia la formazione trentina con lo stesso Saunders che gioca 2 volte sul blocco di Maganza, poi va da Flaccadori, la palla gira ancora per Mezzanotte che prende un altro tiro da 3 punti, sbaglia anche lui. Sì, uscita meglio dal timeout Trento, direi, al netto di quell'errore su un buon tiro di Mezzanotte, Reggio Emilia con qualche palla persa di troppo in quest'ultimo minuto e mezzo. Qualcosa non quadra nella rotazione difensiva, Sanders è libero da 3, però grazie alla 1 Hotels. E allora Reggio entra nell'ultimo minuto di questo primo quarto con la palla tra le mani, 15-13 il punteggio. Crawford, pick and roll con Diouf, Baldi Rossi,
vede in angolo Leo Candy, questo è un buon attacco per Reggio e Candy va con la lacrima a segnare il settimo punto della sua partita, miglior realizzatore dell'incontro finora, 15 pari. Flaccadori, un possesso per parte, poco più per chiudere questo primo quarto di gara. Arriva Maganza per il blocco, Diouf nell'aiuto forte, la palla in angolo per Mezzanotte che mette un'altra bomba. E la presenza negli angoli di Andrea Mezzanotte è sempre una spina nel fianco per la difesa reggiana, che lo ha battezzato già un paio di volte. Già due canestri da lunga distanza segnati dal lungo della Dolomiti Energia. 10 secondi per l'azione reggiana, piccola discrepanza tra i due cronometri, fallo di Maganza, due liberi per Candy, resteranno poi 7 secondi per l'attacco della Dolomiti Energia. Eh sì, bravo Flaccadori nell'azione precedente a creare il vantaggio poi per il tiro di Mezzanotte, che si è preso 4 triple, ne ha segnate 2, ma 4 tiri assolutamente aperti. Non a caso applaudiva coach Lele Molena anche quando Mezzanotte sbagliava i tiri dall'arco. Dentro Reynolds per questi ultimi secondi al posto di Maganza, per usare un quintetto che dà meno riferimenti alla difesa per coach Molin. Candy Lunetta, Capitan Candy, che segna il primo, inizia il suo quinto anno alla pallacanestro reggiana, il secondo da capitano. Grande crescita soprattutto nella produzione offensiva per lui nell'ultima stagione, dove è andato 11 volte in doppia cifra, concludendo con 8,3 punti di media. E qua è già vicino alla doppia cifra, perché con questo tiro libero arriva a quota 9 punti personali. 18-17 il favore di Trento. Saunders a gestire, 2 secondi, 1 secondo, tiro molto difficile infatti, sbagliato, finisce così con la squadra di Molina avanti di una sola lunghezza. Però Marcello, diciamo, grande equilibrio dopo i primi 10 minuti di gara. Assolutamente sì, abbiamo visto due squadre che appunto hanno cominciato subito pronti via alla massima intensità. Trento aveva fatto fatica ad entrare in partita nella prima uscita stagionale contro la Virtus, direi da questo punto di vista segnali più incoraggianti in questa seconda uscita stagionale, diciamo così alti e bassi un po' per entrambe le squadre in questi primi 10 minuti, e anche, come è giusto che sia in questo momento della stagione, qualche esperimento nei quintetti per entrambi i coach. E adesso, se abbiamo curiosità per questi secondi 10 minuti, perché comunque l'equilibrio regna sovrano e questa è sicuramente la cosa anche più divertente per chi sta guardando la partita, ma allo stesso tempo la voglia di vincere c'è, anche perché andiamo a chiudere un po' quello che è stato un lavoro di settimane. Reggio in ritiro a Castelnuovo Monti, Trento che ha lavorato anche lei in preparazione, e insomma è anche giunto il momento in cui bisogna un attimo serrare le fila di quello che è stato tutto un lavoro che dura ormai da 20 giorni abbondanti, forse anche di più, perché Reggio si è trovata ad esempio il 9 di agosto, quasi un mese, e siamo anche tutti curiosi di vedere le squadre all'opera in quelle che saranno le prime partite ufficiali, anche se questa Supercoppa, lo sappiamo, da molti vista un po' come un prolungamento del campionato, è pur sempre un trofeo. Tra l'altro Reggio l'ha anche vinta nel 2015, quindi è sicuramente una competizione a cui tiene molto. Con un format differente, vinse ovviamente nelle ultime due stagioni, complice ovviamente la pandemia. C'è stata questa scelta un po' di coinvolgere tutte le squadre con questo torneo prestagionale, se vogliamo, ma in cui sicuramente si torna un po' a vivere l'adrenalina, l'emozione della gara che conta. E questo fine settimana si comincia, Trento sabato affronterà Trieste in casa, vuole ovviamente presentarsi davanti ai suoi tifosi, visto che i tifosi tornano nei palazzetti con il suo volto migliore. E allora si ricomincia per i secondi 10 minuti di gara. Crawford, Candy, Baldi, Rossi, Diouf e Strautins da una parte, Forrai, Flaccadori, Ladurner, Reynolds e Saunders dall'altra. 18-17 il punteggio, un punto di vantaggio per Trento, che ha tirato 3 su 7 da 3 e 4 su 8 da 2, buone percentuali soprattutto a lunga distanza. Reggio bene da 2 punti, 6 su 10, peggio da 3 punti, lo dicevamo, 1 su 6 fino a questo momento. Primo possesso è proprio per la Dolomiti Energia.
con Flaccadori che cerca l'uscita di Foray, che prende un tiro da tre punti da tiratore. La palla si incastra sul supporto del ferro e la rimessa torna per la 1 Hotels, che gestirà quindi il primo possesso, non prima che però si riesca a liberare la palla da lì, ci pensa Leocandi. La tirata forte, Foray, sarà proprio incastrata, sarà proprio incastrata. Sempre questo pressing asfissiante della Dolomiti Energia, che Reggio è costretta ad affrontare credendo aiuto anche i lunghi, in questo caso Baldirossi, che dà una mano a Crawford, che poi va fino in fondo e sbaglia la penetrazione. Rimbalzo è conquistato dalla difesa, con Reynolds che subito prende, tira e segna da tre punti. Diciamo che la personalità non manca a questo ragazzo, questo abbiamo visto. No, nemmeno il tocco dalla linea dei tre punti. Trento con un quintetto molto leggero, complice anche ovviamente l'assenza di Williams, che magari ti toglie qualcosa nella metà campo difensiva in quanto a stazza, però dall'altra parte ti permette magari di creare qualche problema in più alla difesa avversaria. 21 a 17 con questa bomba di Reynolds, secondo della sua partita, due canestri da tre punti per l'americano di Trento. Strautins, linea di fondo contro Sanders, tutta la fisicità di Arthur Strautins, molto positivo il suo precampionato fino ad ora, e va a segnare. È il sesto giocatore di Reggio Emilia ad andare a referto. Sanders questa volta subisce fallo proprio da parte di Strautins, dovrebbe essere il secondo della sua partita. Mikkel Hopkins pronto a tornare in campo per Coach Kai al posto di Momo Diouf. Bella anche la sfida nella sfida Saunders-Strautins, prima Wesley con il fallo e canestro proprio su Strautins, dall'altra il 12 di Reggio Emilia ha fatto un bel canestro attaccando la linea di fondo. Saunders ha provato immediatamente, diciamo, a fargli capire chi comanda, perché poi ci sono questo tipo di sfide all'interno del campo. Sbaglia questa volta Reynolds a tre punti, ball rimbalzo di Baldirossi e Crawford a gestire il possesso dei suoi. 21-19, meno 2 per Reggio, con il doppio pick and roll per Crawford, che vede sotto Strautins ancora una volta in post basso. Altri due per Arthur Strautins, che è una sorta di trattore per il ruolo in cui gioca, cioè che fondamentalmente quello esterno ad avere una spiccata fisicità, e fa bene ad andare più possibile sotto canestro perché i suoi pari ruolo fanno fatica a contenerlo. Qui Saunders ha provato a togliergli la sedia e poi si è proprio spostato. Ancora Reynolds da tre punti, sbaglia, secondo errore consecutivo dopo i due segnati di prima, è proprio Strautins a prendere il rimbalzo con il 21 pari a 8 minuti esatti in questo momento al termine del secondo quarto. Flaccadori e Crawford si vanno a contatto nel tentativo del giocatore di Trento di rubare palla al player reggiano, che resta a terra. Vediamo se è tutto a posto per Bryant Crawford, che un contatto tra i due, probabilmente cadendo a terra. Flaccadori aveva tentato un anticipo in quella zona del campo. Trento con giocatori molto attivi sulle linee di passaggio, con questa difesa spesso allungata sui 28 metri. E cambio per Crawford, che va a farsi controllare dal dottor Vincenzo Guiducci in panchina. Torna Cinciarini comunque in campo per la 1 Hotels, 21 pari. Non ha ancora segnato Crawford nel suo esordio in biancorosso, però insomma avrà tempo a mettersi in mostra. Credo proprio abbia preso una botta cadendo con la testa Crawford, quindi in questi casi bisogna sempre stare attenti. Ancora per linea esterna Reggio, Cinciarini, finta, tira tre punti, ne fa saltare non uno ma due, ne favorisce uno ancora migliore di Leocandi, e questa è una grande azione della 1 Hotels. Leocandi è già a 12, sorpasso Reggio 24-21. Direi che abbiamo per ora la migliore azione della partita, con una Trento che, come dicevo, è molto aggressiva sulle linee di passaggio, e certo quando però gli attaccanti riescono a far girare la palla con i tempi giusti, questo ti espone anche a prenderti qualche rischio in più. Bella azione d'attacco di Reggio. Ci vuole in ogni caso la pazienza, mentre Candy per due volte di fila tocca il pallone ma non lo recupera. Ci vuole la pazienza anche, o comunque l'esperienza, di Andrea Cinciarini in questo caso, che poteva prendere quei tre punti ma ha aspettato e ha letto bene la situazione dandone uno migliore. Il quarto assist della partita di Cinciarini, mentre Flaccadori va fino in fondo e segna un bel canestro in terzo tempo, bucando in questo caso la difesa di Leocandi. Primi due per Flaccadori. Cinciarini, doppio pick and roll per lui, si apre Hopkins e riceve,
C'è Strauti in simpo spasso, la palla va da Johnson che attacca in palleggio, si ferma, deve tornare a Cinciarini, con 5 secondi a giocare dovrà inventare qualcosa Reggio. Cinciarini cerca Hopkins, palla toccata provvidenzialmente da Toto Forrai, che da una situazione di quasi una schiacciata subita scontata per Reggio, mentre gli applausi che sentite sono per Leocandi che lascia il posto a Thompson, mette Reggio invece in una situazione di grossa difficoltà, perché bisogna trovare in un secondo un buon tiro prima dello scadere dei 24. Lo fa Strautins buttandosi indietro, non prende neanche il ferro, palla Trento 24-23. Eh sì, la scarica di adrenalina di Candy in attacco e in difesa ha ridestato un po' anche il pubblico qui di Poggiorusco, però diciamo così Attilio Caia bada più alla sostanza forse che all'entusiasmo in questo momento, ha riportato Leo in panchina. 24-23, Forrai contro Thompson, palla per Reynolds che prende un altro tiro e ragione lui perché ne segna altre due, 8 punti per lui contro sorpasso di Trento, l'equilibrio veramente regna sovrano, 25-24. Più punti che palleggi penso in serata per Reynolds finora. Qua arriva una persa, direi che è una persa, esatto, perché l'ultimo tocco è di Cinciarini, l'impressione che avevamo avuto qua dagli spalti è la stessa che poi confermano anche gli arbitri. Torno di Sevicius per uno Strautins che comunque anche in questo caso si prende gli applausi del pubblico poggese, che in realtà è in gran parte reggiano ovviamente questa sera. Barford è entrato anche lui in campo e questa volta ha palleggiato Reynolds, però poi torna fuori dal suo playmaker che gioca a pick and roll con la Durner che riceve e prende anche lui il tiro dalla media, è sbagliato il fallo a rimbalzo, vediamo se è di Reynolds o di Johnson, è di Reynolds, fallo a rimbalzo, ha spinto il giocatore di Trento che ha la sua prima esperienza europea, come dicevamo poc'anzi. Cinciarini, ecco Thompson dalla punta, toppi Carol con Hopkins, palla per linee esterne con il taglio di Olisevicius, qua l'errore è di Justin Johnson che infatti si gira verso Koskaya ma non trova approvazione perché arriva una palla persa un po' banale da parte di Reggio. Applausi comunque del pubblico, possesso che torna alla formazione trentina con Flaccadori che prova ad attaccare velocemente Cinciarini, arriva la stoppata di Hopkins ma precedentemente il play biancorosso va commesso fallo. Con l'uscita di la Durner e il rientro di Jordan Caroline, Trento va con il quintetto piccolo, diciamo così, con Jordan Caroline che arriva a stento ai 2 metri di statura come numero 5 diciamo della squadra. Flaccadori si è preso un altro 1 contro 1 con Cinciarini, alla fine anche Diego per la posizione di playmaker centimetri ne ha e quindi ha provato a portare Cinciarini vicino al ferro. Una costante ormai nel basket italiano che stiamo vedendo, cioè squadre con lunghi, piccoli, dinamici ed esterni alti e fisici, ed è un po' così. Intanto ha segnato il secondo Flaccadori, questa volta è Temoto, lo chiama Caia sul 26-24, è un po' così anche per queste due squadre, seppur con caratteristiche tecniche completamente diverse. Pensiamo a Lisevicius, Strauti, Scandi, Cinciarini, esterni di stazza di sicuro, e pensiamo a Flaccadori, a Bradford, allo stesso Reynolds per quel che riguarda Trento, e lunghi magari invece un po' più undersides per dirla all'americana, ma con grande dinamicità come Justin Johnson e Hopkins da una parte, come Jordan Caroline dall'altra. Eh sì, diciamo Reggio forse, ma lo ha sempre fatto in questi anni, più a vocazione europea, diciamo, sia come nazionalità dei giocatori che come formazione cestistica, una Trento invece che sicuramente negli ultimi anni ha pescato i bene dal, diciamo così, più dal mercato statunitense. Guardavo intanto Bryant Crawford in fondo alla panchina ancora col ghiaccio sul collo e a testa bassa, di sicuro con lo staff medico che lo sta controllando, di sicuro diciamo una botta alla presa, vedremo all'intervallo di capire un po' quali sono le sue condizioni. Anche i compagni pian piano si stavano sincerando delle sue condizioni, è ovvio che bisogna sempre anche stare molto attenti in queste ultime partite prima dell'inizio della stagione,
a costo di eccedere nello zelo nel preservare i giocatori da infortuni in vista delle gare ufficiali. E lasciamelo dire, che sfortuna, povero Crawford, come se questo inizio di estate non fosse bastato. Sì, esatto, già il Covid ha rallentato il suo arrivo a Reggio, adesso subito questo piccolo inconveniente, ma speriamo che non sia niente di grave. Cinciarini per Olisevicius, che vuole giocare in post-passo contro Forrai, che è più piccolo di lui, lo fa saltare, poi prende il tiro, non segna, ma Andrea Lunetta con due tiri liberi. Eh sì, si è fatto un po' ingolosire dalla palla lì Toto Forrai in un chiaro mismatch a favore del 31 di Reggio Emilia. Giocatore che abbiamo già visto protagonista offensivamente, ha disegnato 18 punti sia contro la Fortitudo che contro Tortona Olisevicius questa sera, fino a questo momento più silente. Questo è il terzo punto della sua partita, però giocatore che ha una doppia dimensione, nel senso che ha questa stazza, seppur non essendo un atleta, ma se avesse anche quello giocherebbe in Eurolega, questa stazza che gli permette di andare vicino a canestro, ma allo stesso tempo una forte perimetralità. Da buon lituano, la mano è lì tutta da vedere. 26 pari col 2 su 2 dalla lunetta di Osvaldo Solisevicius. 5 minuti e 20, ci avviciniamo quindi alla metà di questo secondo quarto con Forrai a gestire il possesso contro Cinciarini. Quante sfide tra i due veramente in questi anni. Flaccadori sbaglia il tiro con Thompson che va a rimbalzo e supera la metà campo. L'ex Stella Azzurra gioca pick and roll con Hopkins, aiuto forte di Caroline che costringe a retrocedere il giocatore reggiano, però Johnson qua fa un'ottima cosa riscattandosi dalla palla persa di prima, cioè vedi in angolo Olisevicius che non la abbassa neanche sotto le spalle questa palla qua e segna subito la bomba del 29-26. Ce n'è una dall'altra parte a disposizione anche per Trento e la segna Bradford, quinto punto per lui. Grande pazienza per Reggio Emilia nella metà campo offensiva, invece qualcosa non ha funzionato in quella difensiva, visto che al primo passaggio c'era un giocatore libero in angolo. Nella filosofia delle due squadre abbiamo visto già comunque una sostanziale differenza, di sicuro Trento se ha un buon tiro anche nei primi secondi dell'azione lo prende, mentre Olisevicius sbaglia questa volta, un tiro se vogliamo anche più facile dei precedenti, dicevamo Trento se ha un tiro nella prima parte dell'azione di solito lo prende se buono, Reggio invece tende diciamo ad andare al gioco un po' più manovrato. Caroline contro Hopkins che fa buona difesa e propizia il recupero, qua è una situazione invece di 3 contro 1, Thompson prende il tiro da 3 in transizione. È chiaro che se ci sono i numeri per fare contropiede primario, allora non bisogna esimersi. Applausi di Caia per Hopkins per l'ottima azione difensiva di prima e si ferma il gioco perché bisogna asciugare il parquet dallo scivolone precedente, la macchia di sudore. 32-29, 3:56 da giocare per arrivare all'intervallo lungo. E 3 triple consecutive, 2 per Reggio, 1 per Trento, in un momento in cui le squadre stanno provando a trovare ritmo anche dall'arco. C'è scritto e referto anche Stevie Thompson, autore di 21 punti contro Tortona, era stato il miglior realizzatore dei suoi. Fino a questo momento era quota 0, adesso arriva nei primi 3 anche per lui. Caroline contro Johnson, si rinnova il duello. La palla per linea esterna per Reynolds, che timido non è, lo abbiamo visto, questa volta sbaglia, la palla è di Reggio, ma d'altronde è lì anche per quello. Cameron Reynolds. Jordan Caroline quando parte verso il ferro, diciamo lanci la moneta e vedi cosa succede, è chiaro che è un giocatore che deve un po' abituarsi anche ai ritmi di gioco e forse al livello anche degli avversari, lui viene da una stagione nel campionato di Taiwan in cui viaggiava quasi 30 punti e 15 rimbalzi a partita, è chiaro che il suo faceva quello che voleva, diciamo. In Italia è leggermente diverso, però le qualità fisiche e l'esplosività di questo giocatore sono sotto gli occhi di tutti e ricorda anche sinistramente, mentre Hopkins sbaglia e prende rimbalzo e va su e avrà due tiri liberi. Dicevo, ricorda sinistramente un giocatore che ha fatto le fortune della Dolomite Energia Trentino, un po' meno quelle della 1 Tels, cioè Dominic Sutton. Avevo quasi rimosso che Dom avesse giocato a Reggio, anche se in realtà era in campo contro di voi, non tante partite forse, ma sicuramente quella in cui Trento perse all'Unipol Arena l'anno scorso. Però la somiglianza c'è, dai, il paragone lo possiamo, sì, direi, lo possiamo di sì. Lanciare. Direi di sì, il ruolo è quello, le qualità più o meno anche. Hopkins segna dalla lunetta il primo canestro, il terzo punto a sua partita, ne aveva segnati due in precedenza. Credo ne avrà un altro a disposizione Hopkins.
credo che questo più 4 sia il massimo vantaggio della 1 test in questa partita. Questo dimostra il grande equilibrio. Fallo a rimbalzo di Olisevicius, secondo per lui, 3 falli a testa per le due squadre e rimessa a Trento con Diego Flaccadori ad assolvere i compiti di regia di cui parlavamo precedentemente. Palla per Saunders, ecco il pick and roll con Caroline. Saunders attacca, scarica per Mezzanotte, ennesimo tiro da 3 punti per Mezzanotte e sono 3 bombe per lui segnate, 9 conto pari per Mezzanotte che va di 3 in 3 e riporta su almeno 1, 33 a 32 con Thompson. Mentre siamo entrati negli ultimi 2 minuti e 40 secondi di questo secondo quarto, Cinciarini esce, perde l'attimo perché gli tocca la palla a Bradford, però Hopkins aveva preso posizione bene sfruttando il suo tonnellaggio rispetto allo stesso Mezzanotte che commette il suo secondo fallo. Non c'è bonus, però la rimessa è a Reggiana che avrà tiri liberi la prossima opportunità se subirà fallo, un altro fallo a spendere invece in difesa mentre c'è un cambio e vede Leocandi tornare in campo al posto di Stevie Thompson. Mezzanotte continua a prendersi tiri dall'arco che i compagni gli costruiscono, ha sempre 2 metri di spazio, per ora sta tirando anche con buone percentuali, così come ha fatto settimana scorsa, anzi pochi giorni fa a dire la verità, sabato contro la Virtus Bologna. Leocandi per Cinciarini, 7 secondi, dovrà inventarsi qualcosa in emergenza a Reggio, la palla è per Hopkins che riceve, deve andare su forte, lo fa e segna. Un bel canestro contro la difesa protesa della formazione di Trento, 35 a 32, 2-12 da giocare, 2-12 da giocare, dicevo in questo secondo quarto. Saunders a giocare pick and roll con Caroline, palla a viaggio ancora per Mezzanotte che torna da Caroline, sfidato da 3 punti un po' da parte di Hopkins, ha ragione Hopkins in questo caso perché la palla non prende neanche il ferro e Cinciarini vuole Olisevicius in post basso per attaccare presto nell'azione, il lituano va su e sbaglia, Hopkins prende un altro rimbalzo, subisce un altro fallo e sta salendo di colpi il lungo ex Olimpia Lubiana in questo finale di secondo quarto. C'è anche il terzo fallo di Mezzanotte, tema di Lele Molin. Eh sì, brava Reggio Emilia a sfruttare i maggiori centimetri dei propri lunghi intorno al ferro. Hopkins, appunto, Trento lo ha trovato sulla sua strada in Eurocup quando vestiva la maglia di Lubiana, lo conosciamo, un giocatore verticale che può far male intorno al ferro. Mezzanotte sorpreso un paio di volte dalla posizione profonda del pari ruolo avversario che riprenderà il gioco con un paio di liberi. 1.46 dopo i 2 liberi per Hopkins che è arrivato a quota 5 punti personali, ma al di là dei punti e l'impatto sulla partita che nelle ultime azioni è sembrato sicuramente in crescita, dicevo 1.46, 2 liberi per Hopkins, poi si va verso la conclusione di questo secondo quarto che, come è successo nel primo che si era concluso 18-17 per Trento, ha visto un sostanziale equilibrio da una parte e dall'altra con anche un aumento delle percentuali di tiro, lo possiamo dire, le squadre si sono anche un po' scaldate, hanno preso le misure, mettiamola così, e ci apprestiamo a vivere una seconda parte di gara che, con tutte le incognite che una gara di precampionato lascia, ovviamente testerà comunque interesse. Mentre vedo tornare in campo, e mi fa molto piacere, Brian Crawford, che significa che ha smaltito la botta precedente con Flaccadori. Sì, con una medicazione al naso o qualcosa di simile. Crawford, Candy, Olisevicius, Johnson, Hopkins per Kaya. Conti che è tornato in campo con Saunders, Bradford, Caroline e Reynolds nel quintetto di Molin, dove chi è il 3, chi è il 4, chi è il 5 non è importante, nel senso potrebbero che essere tutti e 5 ali piccole. Esatto, è l'emblema del basket moderno questo quintetto, assolutamente. Mentre Hopkins fa 2 su 2, lascia spazio a Momo Diouf ed esce tra gli applausi del pubblico. Detto questo, direi buone indicazioni dal quintetto alto, se così vogliamo dire, di Kaya invece contro il quintetto piccolo di Trento in questi ultimi minuti. Quindi adesso quintetto che si alza ancora di più tecnicamente, perché Momo Diouf di fatto è un quasi 2-10. Bradford, che ha una storia interessante alle spalle, magari nel secondo tempo la racconteremo, va a giocare pick and roll con Caroline,
in questo ultimo 90 secondi. Juffer, Rukba, palla Carolin, ma è bravo Saunders a riconquistarla, però mancano due secondi, Saunders deve buttarsi dentro, lo fa in maniera non ovviamente molto equilibrata, e allora più 5 palle in mano per Reggio con Leo Candy che vuole l'alto basso per Diouf che va su, e Andrea Lunetta con altri due liberi, anche perché il fallo di Bradford è antisportivo, almeno così è la indicazione degli arbitri, confermo, fallo antisportivo qui più che per la violenza, perché il pallone si è disinteressato nei regolamenti che abbiamo da un paio d'anni a questa parte, Marcello, poi c'è chi è d'accordo e chi meno, questo è fallo antisportivo. Diciamo abbastanza evidentemente si è aggrappato al braccio di Diouf per evitare un canestro facile da sotto, direi antisportivo da manuale, ecco, per la terna arbitrale. Diouf e Lunetta, fondamentale, nel quale intanto il primo punto di Diouf è cresciuto tanto nel corso dell'ultima stagione, e ovviamente questo lo sbaglierà dopo la guffata del telecronista. No, invece no, bravo Diouf, 2 su 2 per lui, 39-32 è il massimo vantaggio per Reggio sul più 7, se così si può definire, 1-11 e palla in mano, prova a fare un piccolo break la formazione di coach Kaya prima di andare all'intervallo. Crawford per Olisevicius, picarol laterale con Diouf, la palla in angolo con Candy che riceve, brava Trento qua nella rotazione difensiva, anzi molto brava, Crawford con 4 secondi, va da Justin Johnson che prende un tiro molto difficile, anche se la parabola è buona, rimbalzo di Reynolds. Trento in rottura prolungata in attacco, soprattutto da qualche minuto, la difesa tutto sommato ha lavorato bene, vediamo in quest'ultimo minuto. Saunders per Reynolds contro Johnson, attacca, va nella mano sinistra che è quella preferita. Crawford aveva toccato il pallone, gli arbitri subito avevano lasciato correre, poi invece dopo è arrivato il fischio ed è proprio di Justin Johnson il fallo, infatti è di Crawford, era stato indicato erroneamente, allora ci sono tiri liberi per Reynolds, guardavo Kaya in precedenza che è andato al tavolo, forse chiamerà un timeout in caso di realizzazione del secondo libero da parte dell'esterno di Trento che con questo canestro arriva a quota 9, 9 sono anche quelli di mezzanotte, due giocatori vicino alla doppia cifra, ce ne sono 12 per Candy e 7 a testa per Hopkins e Olisevicius, invece in casa reggiana a livello di top scoring. Altro tiro libero per Cameron Reynolds che sbaglia il secondo, quindi vanificato tra virgolette il timeout di Kaya, e ultimo possesso per parte per le due squadre prima di arrivare all'intervallo con Crawford che va in punta da Diouf, vorrebbe l'alto basso con Johnson, non riesce a dargli questa palla, allora torna da Crawford che commette infrazione di passi in partenza. È il battesimo per tutti gli americani che arrivano in Europa, questa è la classica infrazione di passi in partenza. Stessa mano, stesso piede, e sempre infrazione di passi. Ultimo possesso per Trento, praticamente allineati, il cronometro di tiro è quello della partita, allora con calma Bradford aspetterà il blocco di Ladurner all'ultimo secondo disponibile. Eccolo che arriva, 10 secondi da giocare, Bradford fuori da Reynolds che prende un altro tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Crawford, 3 secondi, 2 secondi, può prendere il tiro Lisevicius, non è neanche un brutto tiro, però va sul secondo ferro, allora 39 a 33 il punteggio con Reggio che ha segnato 22 punti in questo secondo quarto, ma soprattutto ne ha subiti solamente 15, e questo è il motivo per cui ha fatto il break. Breve considerazione Marcello, poi andiamo in pausa. Trento negli ultimi 4-5 minuti, tanta fatica in attacco, merito anche di una Reggio Emilia comunque cresciuta nei suoi meccanismi in entrambe le metà campo col passare dei minuti, direi che insomma quello che ci aspettavamo lo stiamo vedendo, una partita bella intensa con due squadre pronte a darsi battaglia, in cui appunto anche gli allenatori stanno un po' giocando con i giocatori a disposizione anche per conoscerli meglio, per metterli alla prova in un contesto competitivo seppur amichevole. 39-33 vantaggio Reggio, break per noi, poi torniamo per i secondi 20 minuti.
tutto pronto per i secondi 20 minuti di gara dal Palasport di Poggio Rusco. Si riparte sul 39 a 33 in favore della 1 Tessera Reggio Emilia, dopo i primi 20 minuti appunto di questa contesa. Bradford con Flaccadori, Reynolds, Caroline e la Durner, quindi cambia qualcosa nel quintetto. Coach Molin da una parte, dall'altra c'è Strautins per Olisevicius e Baldi Rossi per Johnson, quindi cambia anche qualcosa Coach Kaia, insieme a loro Thompson, Cinciarini e Hopkins, che prende il rimbalzo di questa di questo primo possesso, il quinto della sua partita, con anche 7 punti realizzati, e va anche a ricevere in post basso contro Caroline, lo attacca, prende il tiro, fronta canestro, la palla si ferma sul primo fallo. Marcello Verhorst, di nuovo buonasera a te, che cosa ci ha detto questi primi 20 minuti anche a livello statistico di questa sfida, mentre Strautins va a stoppare fallosamente la Durna? Beh, insomma, ci ha detto che diciamo le due squadre hanno fatto un po', hanno avuto un po' un rapporto ad alti e bassi con le percentuali al tiro. Reggio Emilia è cresciuta con il passare dei minuti, Trento invece ha avuto proprio un momento nero in attacco in quegli ultimi minuti del secondo quarto. È vero, Molina ha cambiato qualcosa nel quintetto che approccia questo secondo tempo, di fatto provando con Bradford, Reynolds e Caroline contemporaneamente in campo, di dare un po' di manforte al povero, tra virgolette, Max Ladurner, che si sta sobbarcando tutto il peso del centro in questa partita. Sì, manca, mentre Ladurner ha segnato l'allunate primo canestro sua partita, manca Williams, il pivot titolare della formazione di Molin. Dalla parte reggiana invece già 13 di valutazione con Candy, con 12 punti e 4 su 5 dal campo. Abbiamo detto di Hopkins, Strautins intanto sbaglia, sputato da fare sul tiro da 3 punti. Cabina di regia da segnare, 5 assist di Andrea Cinciarini. 39-34 per Caroline, sfidato al tiro Reynolds, è meglio lui di Caroline, almeno da quello che ci ha detto il primo tempo. 12 per Reynolds, nuovo meno 2 per Dolomiti Energia, 39-37. Quello che hai detto tu lo pensa anche Attilio Kaia, perché ha immediatamente chiamato Johnson sul cubo dei cambi, penso per sostituire chi non era vicino a Reynolds in quella situazione. Sì, lì doveva fare una scelta a Reggio, ha fatto quella sicuramente sbagliata. Thompson da 3 sbaglia anche lui, ha iniziato con percentuali cattive dal campo, credo 0 su 3 Reggio in questo secondo tempo. 39-37, Bradford da 3 punti segna l'ottavo punto personale, sorpasso di Trento. Time out di Kaia e pausa che ci permette, Marcello, anche di raccontare la bella storia di DeSonta Bradford, perché è sicuramente una cosa che non siamo abituati a vivere, quella che... Eh sì, perché DeSonta, insomma, l'abbiamo visto con l'ultimo canestro, giocatore di grande talento, giocatore di striscia, nell'ultimo The Tournament ha viaggiato a quasi 20 punti di media, ma... tutti si chiederanno l'anno scorso dove giocava DeSonta Bradford. Beh, l'anno scorso non giocava DeSonta Bradford perché, complice la pandemia, dopo una stagione passata in Belgio, la 19-20, ha scelto di rimanere vicino alla famiglia e di passare il tempo a fare l'allenatore di pallacanestro, dando una mano allo staff del player development del college dove aveva vissuto da giocatore, East Tennessee. E quindi un anno da, di fatto, assistant coach prima di tornare in campo. E vedete che, insomma, la mano e l'atletismo sono quelle di un giocatore vero, è vero per davvero. E tra l'altro è un classe 96, quindi non è che stiamo parlando di un veterano che decide di tornare in campo, anzi è un giocatore nel pieno della sua maturità cestistica. Si torna in campo dopo il time out con Johnson al posto di Baldi Rossi per coach Kaia, che affronta come al solito il pressing a tutto campo di Trento, che lascia però qua un varco che Justin Johnson sfrutta abbastanza bene, non massimizzando quello che potrebbe essere un canestro fallo, ma trovando il fallo di Ladurner che lo manderà in lunetta con due tiri liberi. È andato forse a cercare più il contatto che il canestro, in questo caso Johnson, dopo che Strautins aveva bucato a tutta velocità e quando salti la prima linea del pressing, dopo una superiorità numerica c'è sempre. Questo è un dato matematico. Di fatto Johnson sbaglia il primo tiro libero, tiri liberi nel primo tempo, solo un errore per Reggio, 9 su 10, questo è il secondo errore a parte di appunto Johnson, che però si riscatta segnando il secondo, 3 su 5 invece per Trento fino a questo momento.
Trento comunque non avrà rotazioni lunghissime, ma sta giocando una partita di grande sforzo fisico-atletico con questo pressing a tutto campo ormai proposto veramente per tanti minuti. Carola intorno alla Bradford, e allora Picarol con la Durne, mancano due secondi, un secondo, recupero di Cinciarini, Hopkins in contropiede, la palla dovrebbe essere di Trento perché l'ultimo tocco è sulla caviglia di Strautins, e qui dopo un'ottima difesa Reggio vanifica un po' sfortunata in contropiede, anche perché il rimpallo la sfavorita. 40 pari e di nuovo possesso per la Dolomite Energia. Diciamo non eccellente lucidità da una parte e dall'altra in questi ultimi 20 secondi. Flaccadori. Caroline in post basso riceve in questo momento e si giocherà la classica sfida con Johnson. Fronte a canestro in questo momento il giocatore di Trento decide di tornare fuori, lo fa andando da Reynolds che prende il palleggio, adesso tiro molto difficile ma sbagliato, vola a rimbalzo Caroline questa volta, l'ultimo tocco è di Trento. Abbiamo visto che se c'è un giocatore che ha un po' la licenza, diciamo, di andare un po' fuori da seminato in casa dolomitinesia, questo è Reynolds, perché poi insomma ha il talento anche per segnare tiri difficili. 7 minuti da giocare nel terzo quarto con Strautins che riceve, vuole sotto Johnson, vediamo se restituisce il post basso a Caroline, lo fa prendendo il tiro buttandosi indietro, Hopkins prende lui il rimbalzo e segna il nono punto della sua partita. Comunque rientrando dal time out direi che si è vista la sfuriata di Kaya cosa ha prodotto. Reynolds ha dovuto prendersi un tiro contro quattro braccia protese dagli avversari. La Durner qua viene stoppato da Cinciarini in aiuto, forse non si aspettava che arrivasse l'aiuto in quel momento il giocatore di Trento che è andato su un po' troppo morbido. 16 secondi per l'azione di Reggio con più due palle in mano e Cinciarini che gioca con Hopkins che poi taglia, Cinciarini contro la Durner nel cambio difensivo, scarica per Strautins che prende, tira e sbaglia da tre punti, rimbalzo dello stesso la Durner. Placcadori subito sotto per Reynolds contro Thompson in post basso, fallo tattico ben speso dal ex Stellazzurro. Trento è tornata a pasticciare un po' nella metà campo offensiva, Molin sceglie di tornare all'assetto piccolo con Caroline nel 5, Mezzanotte che ha giocato un primo tempo di grande precisione al tiro, di nuovo rigettato nella mischia. Rimette Baldirossi per Johnson, invece Coach Kaya dall'altra parte. Flaccadori contro Thompson, 10 secondi per l'azione di Trento, gliela ruba Stevie Thompson e poi va in contropiede a segnare. No, ho parlato troppo presto, sbaglia l'appoggio di sinistro. Flaccadori dall'altra parte, prende, tira e segna. E non so perché, ma nel basket, quando sbagli un canestro da solo, dall'altra parte è matematico che prendi sempre un... Thompson ha sentito alle sue spalle i possenti passi di Caroline a rimontare, ha avuto una piccola esitazione che gli ha costato un canestro facile. Bella palla ricevuta profonda da Hopkins contro Flaccadori che spende fallo e manderà in lunetta il pivot reggiano con due tiri liberi. Flaccadori che dopo la bomba precedente ha riportato in vantaggio Trento, non è stata considerata azione di tiro ma fallo sulla ricezione e quindi non ci sono liberi ma solo rimessa per Reggio, fallo antisportivo chiamato da Alessandro Vicino lontano dalla palla. Vi dico la verità, non ho visto cosa, immagino una trattenuta forse della maglia, sì. Potrebbe spiegare il perché non ha avuto la minima esitazione l'arbitro nel considerare il fallo antisportivo. Tra l'altro il secondo antisportivo di Bradford che è per regolamento, quindi è espulso da questa sfida, essendo un amichevole ufficiale, se il primo fallo antisportivo è stato fischiato lui, mi sembra di sì nel primo tempo, sì. Bradford non può più rientrare. È di questo forse che un po' si lamenta, tra virgolette, Corsair Molin, che già deve fare a meno di uno dei suoi cinque americani in borghese in panchina, adesso si ritrova anche Bradford a non poter rientrare in questi 15 minuti e mezzo che ci separano dalla fine della partita. Credo anch'io che sia stata punita una trattenuta della divisa, cosa che automaticamente fallo antisportivo quando arriva, perché di contatto vero non c'è stato, almeno noi qua non l'abbiamo visto.
Comunque, due studi di Thompson e rimessa a Reggio, che torna avanti, avrà anche il pallone a gestire il possesso con 14 secondi da giocare. Riceve Strautins, linea di fondo, poi si ferma e perde maniglia, inciampa, palla, pesta linea di fondo, le combina un po' tutte, la palla torna nelle mani di Trento, 44-43, ecco, tante le cose che sono andate bene in casa reggiana in questi primi 25 minuti, quella che forse è un pochettino da migliorare è la gestione delle palle perse, che in questo momento invece punisce la Dolomite Energie. Cinciarini, pickerol con Hopkins, bel recupero comunque di difesa della Reggiana, subito a riscattarsi, Strautins fronte a canestro, torna dal suo playmaker che ha un varco, si ferma, torna fuori da Strautins perché si chiude a ricciolo la difesa, in un qualche modo Reggio deve tirare, lo fa, bel rimbalzo in attacco della coppia Hopkins-Baldi-Rossi e Strautins questa volta torna da Cinciarini, 10 secondi, pickerol con Hopkins, con pazienza Andrea Cinciarini prende il tiretto in avvicinamento, lo sbaglia. Questa volta rimbalza di Caroline. Transizione per Sanders, mezzanotte, non tira. Caroline da sotto contro Strautins, due liberi col fallo del lettone. Sì, con pazienza Cinciarini, ma forse rifiutando un tiro che a quel punto poteva starci. Difesa di Trento, diciamo, a rincorrere un po' il pallone in quella situazione precedente. E poi dall'altra parte Flaccadori a cercare Caroline. Dopo una transizione di fatto 5 contro 4 per i bianconeri. Eh sì, perché Hopkins era rimasto a terra nell'azione precedente, alla fine è un buon fallo, quello tutto sommato speso da Reggio, che manda in lunetta Caroline, che sbaglia il primo tiro libero. Kaio Seung, Jeutai Technology, la squadra di Taiwan dove ha dominato Caroline l'anno scorso, precedentemente per lui esperienza in... Israele per una breve parte di campionato, 7 partite alla Polegliate e prima solo della Gran G League, Lega di Sviluppo Americana. Cinciarini fino in fondo, non c'è il fallo, allora transizione di Trento con Reynolds che attacca Hopkins e questa volta segna. 14 per lui, miglior realizzatore della sfida fino a questo momento, anche se si occupa dei cambi con lui che gli contende il premio, cioè Leo Candy che ha quota 12. 40, ricordiamo che tra l'altro verrà anche nominato l'MVP della sfida a fine partita, per quel che vale ovviamente. Olisevicius sotto per Hopkins che riceve ma la perde perché il passaggio del lituano non è proprio preciso e allora si entra negli ultimi 4 minuti di questo terzo quarto, 3 cambi per Kaia, la prossima opportunità forse anche un time out se ho visto bene. Flaccadori perde palla. Cambi e timeout come preannunciato per coach Kai e torneranno Crawford, Candy e Diuffa la prossima opportunità. Eh sì, buon aiuto di Baldi Rossi qui che ha forzato la palla persa di Flaccadori, però la difesa due di Trento sono molto amici tra l'altro. Sì, 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 Anna. Non per chi li segue su Instagram li avrà visti a Formentera, a Formentera insieme quest'estate. D'altronde proprio con la maglia di Trento hanno condiviso tante belle stagioni, la difesa di Trento sta salendo di colpi in questo terzo quarto, a Kaia non è piaciuta molto la gestione offensiva dei suoi degli ultimi possessi, una Trento che dopo quella fiammata iniziale con le triple di Reynolds e Bradford si è messa a giocare quella che dovrebbe essere la sua pallacanestro, per ora con buoni risultati. Sì, certo. Sono solo 5 punti realizzati da Reggio in questo terzo quarto, questo è merito sicuramente della difesa di Trento che dall'altra parte in attacco invece ne ha segnati già 13 e qui l'ho spiegato dal meno 6 al più 2 di questo inizio di ripresa. Tra l'altro Trento è già in bonus con 4 falli di squadra, 2 quelli per la 1 test che torna in campo come dicevamo precedentemente con le modifiche all'organico optata da coach Kaia, il pallone tra le mani però perché Flaccadori l'aveva persa. Dall'altra parte c'è mezzanotte con Caroline a gestire la situazione sotto canestro per Trento con difensivamente Caroline che fa il 5 a tutti gli effetti marcando Diouf, ma anche offensivamente alla fine perché mezzanotte è più il tempo che passa fuori dall'area che quello in area ovviamente per caratteristiche. Sì, e deve un po' appunto rimescolare ulteriormente le sue rotazioni Molin con l'assenza di Bradford. Vedremo come entrerà in rotazione in questi ultimi 14 minuti.
Candy Crawford, la nuova coppia in cabina di regia per Reggio, con l'americano che affronta Saunders e va dal suo capitano che gioca pick and roll con Diouf. Taglio di Baldi Rossi, la palla ribaltata per Crawford che prende il tiro da tre punti, è storto, lo si vede fin da qua. Diouf però va bene a rimbalzo, si becca la stoppata, la palla arriva a Baldi Rossi che contro mezzanotte si becca un'altra stoppata, succede un po' di tutto lì sotto, ma alla fine la palla è di Trento con Saunders che si trova Diouf, allora torna fuori, non attacca e va con calma a centrocampo dal suo playmaker Diego Flaccadori. Mezzanotte va da Reynolds in angolo da tre, sbagliato, qua buona rotazione della difesa reggiana che poi subisce anche il fallo con Olisevicius a rimbalzo. Torna la Durner per coach Molin e anche Conti che dovrà giocare qualche minuto in più in questo secondo tempo vista l'assenza di Bradford, fuori Reynolds e fuori uno tra Caroline e Mezzanotte direi, e Caroline quindi torna ad avere le due torri sotto canestro. Molin per, in virtù di quello che dicevamo precedente, cioè il bonus esaurito, Olisevicius in lunetta. Momento in cui anche un livello così di nervosismo, passami il termine, sta salendo e forse in questo contesto, competitività, in questo contesto forse l'esperienza dei giocatori di Reggio sta un po' venendo a galla. Però fino a questo momento il quarto appannaggio della Dolomiti Energia che viene raggiunta però da questi due liberi di Olisevicius sul 46 pari. Saunders, tiro molto difficile che per poco non entrava. La Durner prende rimbalzo in testa il suo compagno di nazionale giovanile Momo Diouf. Bella sfida tra due giovani lunghi e sono pochi i giovani lunghi prospetti del basket italiano, merce rarissima, e quindi teniamoli ben stretti quelli che abbiamo. Assolutamente. Crawford ha già imparato dai compagni di reparto Cincerini e Candy come subire sfondamento, qua va a recuperare un pallone. Sì, Saunders un po' all'avventura in quella situazione dopo una circolazione di palla piuttosto sterile dell'attacco di Trento, certo con Mezzanotte, Conti e la Durner classe 98-2000-2001, Trento deve provare a creare buoni tiri, ecco. Bella circolazione reggiana da tre, Crawford sbaglia dopo che aveva creato un bel vantaggio, però quando poi la palla si muove bene è anche più facile che arrivi un rimbalzo d'attacco, lo prende Olisevicius che segna andando in doppia cifra l'undicesimo punto della sua partita, 48-46, 2:20 da giocare nel terzo quarto. Flaccadori e Candy, altro bel duello italico se ce n'è uno, fallo di Crawford troppo aggressivo su Conti, terzo fallo di squadra per Reggio che ancora non va in bonus. Torna Justin Johnson per la 1 Tels, esce Baldi Rossi, due hanno fatto la spola tra il campo e la panchina in questo terzo quarto. Vediamo, c'è un problema al tavolo mentre il preparatore atletico Poma, mentre pulisce il campo, verifica anche che Crawford abbia tutto posto alla caviglia, perché nel fallo su Conti in precedenza l'ha anche appoggiata male. Qualche problema a referto, non abbiamo capito bene di cosa si tratta, però adesso gli arbitri è inconciliabile, questo ci permette di rifiatare un attimo. 48-46 più 2 Reggio, 2:14 a giocare alla fine del terzo quarto. Eh sì, Reggio comunque con coach Kai ha messo in campo veramente tanti assetti diversi questa sera. Questa coppia di play Candy Crawford sicuramente può creare qualche problema alla prima linea della difesa di Trento. Reggio che comunque, diciamo, la maggior parte delle sue fortune le sta trovando intorno al ferro. Sì, non abbiamo ancora visto l'assetto con Olisevicius da 4, quello un po' small ball che invece avevamo visto per alcuni tratti nella partita contro Tortora, ma c'è da dire che l'impatto di Hopkins anche probabilmente ha portato a questa decisione, mentre siamo ancora in conciliabolo. È vero che però l'essere camaleontici ormai deve essere una peculiarità di tutte le formazioni in un modo o nell'altro, un po' più negli esterni, chi più nei lunghi, però togliere punti di riferimento alle difese avversarie è diventata ormai una costante del nostro campionato, ma in generale del basket, basti vedere in NBA dove
anche ad altissimo livello. I ruoli ormai hanno sempre più una parvenza solamente, diciamo, estetica o da figurine, ma in campo è tutto diverso. Scontro frontale appena si ricomincia tra Flaccadori e Diouf. Il fallo è del lungo Reggiano, che manderà in lunetta Diego Flaccadori con due tiri liberi dal 2014 al 2019 all'Aquila Basket Trento. Diego Flaccadori, più di 200 partite, più di 1500 punti segnati, nonostante la giovane età, già un giocatore che ha scritto la storia di questa società. Eh sì, è arrivato proprio fresco 18enne a Trento nel 2014 con l'Aquila appena promossa in Serie A. Al suo primo anno con la prima squadra giocò anche tutto il campionato Under 18, tanto per far capire veramente quanto giovane fosse Diego alla sua prima esperienza a Trento. Poi ovviamente col passare degli anni un ruolo sempre più importante in squadra e prestazioni che gli sono valse poi la chiamata in Eurolega del Bayern Monaco. 48 pari, 2 minuti da giocare nel terzo quarto. Justin Johnson per linea esterna, Olisevicius prende, tira e segna da 3 punti. 14 punti per lui, e questa capacità che lo basta guardare come tira, di rilasciare la palla in maniera molto molto veloce, che gli permette di anticipare un po' il ritorno della difesa e farlo tra l'altro con ottime percentuali. Conti al ferro, sbaglia la Reggiana, è sfortunata perché Diouf e Crawford si tolgono la palla a vicenda, resta Trento in attacco con 14 secondi da giocare. Ma storicamente io, se vedo un lituano che gioca a Reggio, mi fido che sia un gran giocatore. Eh sì, la scuola lituana reggiana fa paura solo a menzionarla. Pensiamo a Rimantas Kaukenas e Darius Lavrinovic, solo per fare così i primi due nomi che mi vengono in mente. Ma intanto Conti vola altissimo e va a toccare un pallone dove non era arrivato nessuno e segna così i primi due punti della sua partita per riportare almeno uno i bianconeri di Trento. Crawford attende l'uscita di Olisevicius, ecco l'uscita Ricciolo, bella palla sotto per Johnson che fa saltare 6 o 7 finte contro la Durner, alla fine in un qualche modo trova il quinto punto personale Justin Johnson e mantiene i suoi sul più 3. Flaccadori per Saunders, attacca al fronte canestro, va su contro Olisevicius, esponendo anche un po' le braccia per sperare nel gioco da 3 punti, ma bella giocata anche di esperienza di Wes Saunders, giocatore che l'anno scorso ha un po' sempre rincorso la forma migliore per via di tanti problemi fisici. Mi sembra decisamente guarito e sano quest'oggi in generale in questa sua esperienza a Trento. Leo Candi, 4 secondi da giocare, dovrà forzare, beh lo fa, palla non prende neanche il ferro, bella difesa di Trento che vince questa battaglia tra virgolette e avrà l'ultimo possesso del suo terzo quarto con una lunghezza da recuperare sulla 1-53-52 punteggio. Beh, ce l'ha dimostrato con quel salto a rimbalzo prima. Luca Conti è un atleta da Serie A, altre cose da Serie A devono ancora arrivare per Luca, però questa è una squadra che magari non ha i grandi nomi in campo, ma questo quintetto bianconero a livello difensivo l'ho appena dimostrato, può sicuramente il più efficace questa sera, assolutamente. Saunders rischia tantissimo e poi alla fine combina la frittata regalando la palla a Candy che avrà l'ultimo possesso, 5 secondi da giocare. Leo Candy si butta dentro, pasticcia, la recupera, la palla arriva a Olisevicius, alla fine gli arbitri decidono di concludere all'inglese questa terza frazione mangiandosi un po' il fischietto, passateci la battuta ovviamente, a parte che è precampionato anche per loro e ci mancherebbe, se accettiamo tutti gli errori che fanno le squadre figuriamoci se non possiamo accettare uno errore da parte degli arbitri. 53-52 finisce così il terzo quarto di gara. È una Trento che è rientrata dagli spogliatoi un po' come aveva approcciato la partita, quindi affidandosi al tiro da fuori di Reynolds, di Bradford, almeno fino a quando c'è stato. È una Trento che poi nella metà campo difensiva ha dimostrato veramente che quando alza il volume può rendere la vita difficile a chiunque. Reggio Emilia
ha avuto forse un pochino di meno dai riferimenti offensivi dei primi due quarti, però poi con l'ingresso di Ulisse Vicius e la presenza intorno al ferro di Hopkins e Diouf è riuscita a rimanere in vantaggio nonostante il buon break in apertura della Dolomiti Energy. Adesso comunque si entra negli ultimi 10 minuti e va bene che è precampionato, però qua si vuole vincere, perché vincere aiuta a vincere, aiuta a costruire una mentalità vincente. E tra l'altro Reggio, insomma, le ha già vinte le prime due amichevoli del suo precampionato, e quindi vuole provare a continuare a chiudere, se non altro, da imbattuta questa fase. Trento ha giocato una partita dove il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto contro la Virtus, è definita quindi in pareggio 2-2, se così vogliamo dirlo. Però insomma è uno sport Si gioca competitività, anche perché basket, mi metto nei panni quindi di un giocatore, alzi gli occhi e vedi 53-52, vedi il punteggio in equilibrio, hai voglia di vincere la partita, anche perché sai che i tuoi avversari prima o poi quest'anno li rincontri, ed è meglio arrivarci con dei ricordi piacevoli, ecco. Torna in campo Toto Forrai, che non abbiamo visto nel terzo quarto. Vediamo adesso con lui Conti, Saunders, Reynolds e Caroline, quindi quintetto tutto sotto i due metri per coach Molin. Dall'altra parte c'è Diouf con Johnson, Alisevicius, Scandi e Crawford. Mantiene 5 che hanno chiuso la terza frazione invece. Coach Attilio Caia. E lo fa con il possesso nelle mani di Brian Crawford, che ha il suo esordio in maglia bianco-rossa, lo abbiamo detto, dopo alcune vicissitudini dal suo arrivo. Adesso è pronto a dare anche lui il proprio contributo, e lo sta facendo questa sera con una bella palla per Olisevicius, che, diciamoci la verità, è proprio bello da vedere quando prende questo tiro con questa parte alta del corpo davvero solida e con una tecnica impeccabile. Prova a anticipare, a correre in contropiede Momo Diouf, commette però fallo su Caroline. Siamo a 17 intanto per Olisevicius. E si capisce quasi già da quando mette i piedi a posto, ancora prima di ricevere la palla, che sta per tirare. E quando sta per tirare mi sembra di aver capito che la palla è destinata in fondo alla retina. Errore di Forrai, bel rimbalzo di Diouf, e Reggio prova col più 4 a palla in mano a iniziare un po' meglio questo quarto quarto, o perlomeno provando a guadagnare un po' di inerzia. Crawford va da Johnson, ecco ancora Olisevicius, grande protagonista di questo secondo tempo finora. Qua mette un po' in difficoltà Crawford, che poi è costretto alla palla persa, vorrebbe la Loop Caroline saggiamente. Forrai aspetta, va da Conti che prende il tiro da 3 punti e lo sbaglia. Incidente a rimbalzo tra Olisevicius e Caroline, l'ultimo tocco è del lituano, la palla è per Trento, torna Baldirossi per la 1 Tes. Una cosa l'abbiamo capita: nella lotta a rimbalzo intorno a Caroline finiscono tutti per terra in qualche modo. È vero, esplosivo se ce n'è uno il giocatore, e non ha bisogno di spingere, ecco. Esatto, il giocatore di Trento, no, assolutamente, diciamo che si fa male chi gli va contro, ecco, questo è un po' la il sentore che abbiamo avuto finora in questi primi 30 minuti. 56-52 Forrai, ecco il taglio di Caroline che torna fuori da Conti, c'è una difesa zonata di Reggio, vediamo se è un caso o è una scelta. Saunders subisce il fallo da parte di Crawford, avrà due tiri liberi. Positiva la prova di Wesley Saunders questa sera, mi sento di dire. Sì, è un giocatore silenzioso che magari non così non salta agli occhi per primo in una serata in cui comunque Reynolds, parlando dei giocatori di Trento, ha trovato il canestro da fuori o mezzanotte, però diciamo è uno di quei giocatori che sa leggere la partita, i momenti della partita, i ormai momenti di mismatch. Ormai è un'esperienza anche per, esatto, per farlo. E qui si è guadagnato due tiri liberi in un momento in cui l'attacco di Trento sembrava un po' in difficoltà. 7 suoi punti. Olisevicius pasticcia un po' ma subisce il fallo, anzi no, è un'infrazione di piede quella fischiata alla difesa di Trento, che qua è andata molto molto vicina al recupero, costringendo Olisevicius a palleggiare e a portare palla fondamentale, nel quale ovviamente fa un po' più fatica. Molina con l'occhio con la terna per l'azione precedente. La rimessa deve essere fatta prima della metà campo, direi,
Esatto, è così. E la fa Crawford con 8:45 da giocare in questo terzo quarto. E Leo Candy a gestire col più due palle in mano bianco-rosso. In rosso questa sera la 1 Tess. Divisa da trasferta. Fallo in attacco di Momo Diouf che, come è capitato nel primo tempo a Maganza, sposta il blocco e favorisce il recupero trentino. Sì, bravo Conti a correre forte dietro al giocatore che marcava, e Diouf usa anche un po' le braccia, un po' scomposto Diouf, fischio automatico degli arbitri. Conti contro Candy, pick and roll con Caroline, la palla torna in punta da Toto Forrai, aspetta l'arrivo dei blocchi che non arriva, allora si va da Saunders che batte Baldi Rossi e segna due punti fin troppo facili lasciati dalla retroguardia reggiana. Non arriva quindi il break che avevamo ipotizzato prima, esatto, precedentemente. Stavo guardando Candy che nel frattempo sbaglia, ma Olisevicius insegna altre due perché il capitano reggiano ha mosso la difesa. Si torna, dicevo, in grande equilibrio. 58-56 con altri due di Olisevicius, che è già a quota 19. Saunders fino in fondo, trova Forrai che prende il tiro e lo segna. Primi due del capitano Toto Forrai. Sì, adesso la sfida è tutta tra Saunders e Olisevicius. In entrambe le metà campo sono loro i riferimenti offensivi delle due squadre. Candy picherò con Diouf, il fallo questa volta è della difesa di Saunders. Vedo che si sta alzando anche un po' il livello fisico della partita, e questo è un classico quando si gioca contro Trento, cambiano gli allenatori, cambiano gli anni, ma è sempre così. Ma mi fa molto piacere, perché ma io direi che quando due squadre sono 58 pari a 7 minuti dalla fine conta poco. Se non è stata Trento, sì, esatto. Se non è stata neanche, si va a caccia fisica del pallone. Cinciarini, Hopkins e Thompson, tre nuovi innesti per coach Kaya. Baldi Rossi va da Olisevicius che va contro Conti, step back, tiro da tre punti, mamma mia, bomba, sbalda su Olisevicius che è on fire in questo secondo tempo. 61-58, 22 già per il lituano, 7-10 da giocare nel corso dell'ultimo quarto di gara. Reynolds torna da Toto Forrai, un po' sfidato al tiro a Cinciarini, questa volta il capitano di Trento va da Saunders che prende il tiro a tre nell'angolo, lo sbaglia, Hopkins prende un altro rimbalzo e Cinciarini guida la transizione dei suoi. Subito Forrai a fermare l'impeto del play reggiano che attacca il pick and roll con Hopkins, va da Thompson che trova Olisevicius che è l'uomo giusto al posto giusto, però sbaglia questo buon tiro a tre punti. E allora Forrai di là, ecco Reynolds contro Baldi Rossi, step back anche per lui. Gli arbitri vedono un fallo del lungo ex della partita, saranno tre tiri liberi per Cameron Reynolds. In quella situazione spesso si tende ad allungare la mano, qual è il problema? Che Reynolds è mancino, e allora Baldi Rossi, forse andando con un movimento un po' scolastico sul tiratore, va a cozzare con il polso della mano che tira di Reynolds e non con il lato, diciamo, del tiratore in cui invece avrebbe trovato solo aria. Ha chiesto il cambio Olisevicius, ma non per alcun tipo di problema fisico, ma semplicemente per prendere un po' fiato. Torna Strautins e Reynolds in lunetta. Arriva anche lui a quota 15, insomma, è l'altro grande protagonista della partita, se non altro in fase realizzativa. Per quel che riguarda la formazione di coach Molin, che rimetterà Caroline alla prossima opportunità. Tre su tre e 17 referto per Cameron Reynolds, nuova parità a quota 61. Inizia un mini overtime di 6 minuti e mezzo in questa 12ª edizione del trofeo Truzzi a Poggio Rusco. Fallo di Conti su Strautins, regge già in bonus, per Trento è solo il secondo fallo, quindi non è un grosso problema questa aggressività eccessiva da parte del trentino classe 2000 che lascia il posto proprio a Caroline, va quindi ad alzare il quintetto adesso, se non altro ad aumentare il tonnellaggio, diciamo, coach Molin, con Reynolds che torna a giocare da 3, Caroline da 4 con la Durner. Strautins e Hopkins giocano a 2, vorrebbe palla in post basso Michael Hopkins,
gliela riesce a dare Cinciarini, si chiude ombrello la difesa, Hopkins sbaglia la conclusione, però ben cercata, diciamo, ha voluto a tutti i costi sul lungo Reggi in questa situazione. Caroline sfidato da tre punti, è lungo il tiro, rimbalzo di Strautins e ancora parità, ancora Cinciarini. Ecco Hopkins ha raddoppiato in post, deve farlo uscire, lo fa andando a Cinciarini, la palla gira per linea esterna e Strautins senza esitare prende, tira e segna. Rispetto al primo tempo la scelta di Trento è quella di negare i canestri facili da sotto di Hopkins, di Baldirossi, dei lunghi di Reggio Emilia, qualcosa sul perimetro però sta concedendo adesso. Tocca un pallone all'ultimo secondo su Flaccadori, buon Stevie Thompson che salva capre cavoli perché sarebbero stati due facili per Diego Flaccadori che invece avrà solamente la rimessa con 12 secondi a giocare per la sua Dolomite Energia. Forrai, Reggio sempre un po' zonata sulle rimesse, palla per Flaccadori che ha 3 secondi, va da Forrai da 7 metri e mezzo, Toto, dentro fuori, rimbalzo di Hopkins e Cinciarini prova a lanciare i suoi in transizione. Ecco il pick and roll con lo stesso Hopkins, cambio difensivo accettato dalla difesa di Trento, prova ad attaccare con l'alto basso ancora una volta Reggio. Falle in attacco di Hopkins su un espertissimo Forrai che lucra questo fallo che non fa contento Coach Kai, in questo caso non col suo pivot ma con la terna arbitrale. Diciamo che pesa anche forse il differente status agli occhi degli arbitri di un veterano lottatore come Capitan Forrai, a cui diciamo le terne concedono sempre il beneficio del dubbio. Continua il colloquio tra Kai e Vicino mentre la palla è per Trento con Flaccadori che con 10 secondi da giocare per l'azione di Trento va a pescare il taglio di Reynolds che però viene intercettato da Strautins. Allora Cinciarini, c'è da dire che Trento è veramente bravo, fa un ottimo lavoro in fase di rotazione difensiva perché raramente concede il contropiede primario a Reggio, è una cosa che ho notato fin dal primo possesso ed è un aspetto chiave nell'equilibrio di una difesa. Anche qua comunque alla fine sarà un fallo su Hopkins, solo una rimessa per la pallacanestro reggiana, prima però il time out di Coach Molin. Comunque insomma si vede che in entrambe le squadre insomma è ancora lontana la migliore chimica tra i giocatori, più che pescare il taglio di Reynolds Flaccadori ha pescato la faccia del povero compagno di squadra della situazione precedente, ma sono tutti meccanismi su cui anche si sta lavorando. Formato della Supercoppa, abituiamoci un po' a questi errori, squadre poco rodate anche in questa prima fase di stagione, lo dicevamo precedentemente, comunque c'è la volontà di arrivare in forma a questo torneo, però è anche vero che con le partite il 3 di settembre, 5 di settembre per intenderci, non possono avere un grande chilometraggio le squadre alle spalle, al massimo possono avere ovviamente un paio di partite e una ventina di giorni di preparazione, che però quando sarà finita la Supercoppa invece lì veramente le vedrà assolutamente pronte per l'inizio della stagione che arriverà nell'ultima settimana di settembre, il 26 è l'esordio reggiano al Paladozza contro la Fortitudo, avversario ricorrente di questa prima parte di stagione. Sì, e noi invece di Trento affrontiamo l'altra metà di Bologna, la Virtus, alla BLM Group Arena di Trento. Stevie Thompson prende il tiro e segna dopo il timeout. Una rimessa che abbiamo visto fare tante volte da Reggio in questo precampionato e tutto sommato con Thompson lì che taglia sta dando anche buoni frutti. Reynolds per Flaccadori. Carol con la Durner, aiuto di Hopkins, la palla torna in punta da Caroline che torna a Flaccadori. 5 secondi, non ha costruito tanto l'attacco di Trento, Flacca si butta dentro, stoppato dalla difesa, però la Durner si avventa sulla palla vagante e vanifica una buona difesa reggiana col terzo punto della sua partita, primo dal campo per il lungo classe 2001. Thompson, piccherò con Baldirossi, alto basso con Hopkins, bella palla da parte di Hopkins, quella che lui forse avrebbe voluto ricevere nella serie precedente, fa vedere ai compagni come si dà questo pallone, scherzi a parte, è un buon passatore
Hopkins, lo è anche Baldi Rossi, e quindi i due possono dialogare bene in un'ottica futura in casa biancorossa. Carola in fermo palleggio, va da Toto Forrai che nasconde la palla, la fa riapparire vicino al ferro ma sbaglia e poi commette fallo su Strautins. Sì, un po' a testa bassa Trento in questi ultimi attacchi, prima Flaccadori murato dalla difesa, anche se è stato bravo la Durner a prendere il pallone a segnare, adesso Forrai un po' uno contro tutti, manca un po' di lucidità, un po' di gioco d'insieme nella metà campo offensiva dei bianconeri. Reggio Emilia adesso sta stringendo le fila in difesa e provando a dare la spallata a una partita che è stata sui binari dell'equilibrio veramente per 37 minuti. Di fatto lo è ancora, perché 5 punti significano questo. Vediamo come li approccia Reggio questi ultimi 3 minuti che stanno per iniziare, con Cinciarini a gestire il possesso, tornerà Olisevicius per la 1 test, Baldi Rossi va da Strautins e prende il tiro da 3 punti, dentro fuori, rimbalzone di Reynolds che può quindi fornire una nuova possibilità ai suoi per riavvicinarsi, e la prende lui stesso questa opportunità con questo tiro da 3 in transizione che è il marchio di fabbrica. 20 punti tondi tondi per Cameron Reynolds, nuovo meno 2, 68-66. Cinciarini al ferro, fallo di Flaccadori, 2 tiri liberi per Andrea Cinciarini. Nella situazione precedente difesa di Reggio che rientra invece non con grandissima efficacia, con tutta la panchina che indicava Reynolds nella corsia centrale. Pericolo numero 1. Esatto, però lasciato colpevolmente libero. Dall'altra Cinciarini, come al solito, a testa alta, è un giocatore a cui non serve andare ai 100 all'ora per trovare punti e buone giocate. La sua intelligenza cestistica, non devo essere io a presentarla ai tifosi italiani. E poi una sentenza con il primo libero in lunetta. Due su due per lui, 4 i punti alla sua partita, erano 5 però gli assist alla fine del terzo quarto. 70-66 più 4, ultimi 2 minuti e mezzo di partita con la 1 test in vantaggio, ma Trento palla in mano. Saunders, ecco Forrai che riceve, gioca a 2 con Caroline, va da Flaccadori che attacca il recupero di Strautins, si chiude la difesa, allora Saunders ha un buon tiro dalla media, sbagliato. Hopkins, dopo una lotta con i lunghi bianconeri, conquista il rimbalzo. Cinciarini adesso ovviamente chiama i suoi alla calma e va a giocare con il cronometro anche. Ecco il gioco a 2 con Hopkins che riceve l'alzata di Cinciarini ma arriva alla persa, allora attenzione proprio a Reynolds in transizione che sbaglia questa volta e poi Caroline ne fa fuori un altro, in questo caso è Thompson che subisce il fallo, e andrà in lunetta perché già bonus esaurito da una parte e dall'altra. Questa intesa Cinciarini-Hopkins, c'è volontà, si vede da parte di entrambi, di migliorarla, di trovarla, e però ci vuole ancora un po' di tempo, come è normale che sia. Sì, e in quella situazione precedente bravo Saunders a piazzarsi proprio sulla linea di penetrazione di Hopkins e impedirgli di fatto di poter saltare andando a ricevere la palla. Reynolds ha provato un tiro da 3 punti diciamo di istinto e di talento più che di lucidità, d'altronde arriva da una partita in cui ha tirato molto bene dall'arco e poco fa ne ha segnata un'altra simile in transizione. Ne aveva già segnate 4, perché no, ha detto, e in effetti ci poteva stare. Thompson ha segnato il primo tiro libero e segna anche il secondo. Altro giocatore a cui il pallone esce molto bene dalle mani a livello ovviamente di tecnica individuale, 9 i suoi punti questa sera, 72-66 Flaccadori. Picarol con Caroline, attacca verso il fondo Flaccadori, torna dal suo lungo contro Hopkins che un po' lo sfida, Caroline finta il tiro ma non lo prende, saggiamente torna da Flaccadori che però deve attaccare, subisce il fallo da parte di Thompson che si arrabbia molto perché a suo avviso non c'erano gli estremi per il fallo, era più Flaccadori ad essere andato in avanti cercando il contatto. Caia della stessa opinione, però saranno 3 liberi per il playmaker di Trento. C'è una delle caratteristiche di Flaccadori, avere questo palleggio a resto tiro con l'ultimo passo molto profondo. Qui onestamente Thompson mi sembrava avergli preso bene il tempo ed essere intervenuto sulla palla, e invece ci ritroviamo Flaccadori in lunetta con 3 liberi.
8 punti per Flaccadori, che però sbaglia il primo tiro libero, ne avrà comunque altre due a disposizione. Segna il secondo Flaccadori, che può quindi arrivare in doppia cifra in caso di realizzazione del terzo, ma soprattutto può riportare i suoi vicini. 1.29 al termine del match e Flaccadori arriva a 10 e riporta su almeno 4, 7, 2, 6, 8. Strautis un po' in difficoltà sulla rimessa. Adesso abbiamo visto il quintetto con Olisevicius da 4 e in questo finale con appunto i due baltici in campo insieme contemporaneamente. Cinciarini, si apre Olisevicius, attacca e recupero, vede bene Thompson in angolo, palla che esce ma rimbalza in attacco a Reggiano, che aveva costruito un grande tiro che poteva ammazzare la partita, ma comunque arriva rimbalza in attacco ed ecco il gioco a due che non arriva. Poi alla fine della fiera ancora Olisevicius a segnarne altri due, scusate, a prendere un altro fallo, a lucrare altri due tiri liberi. Questa volta prima Cinciarini aveva chiesto scusa a Hopkins, adesso è Hopkins a chiedere scusa a Cinciarini. E comunque Olisevicius è rientrato dalla panchina bello fresco per questi ultimi due minuti, un paio di rimbalzi d'attacco direi decisivi, oltre a quel mezzo assist per Thompson, che assist non è diventato per l'errore dall'angolo del compagno, ma era la giocata perfetta per il lituano di Reggio. È stato chiamato un timeout, ma bisogna aspettare i tiri liberi, quindi prima Osvaldo Solisevicius in lunetta, arbitri che applicano alla lettera e regolamento allenando le squadre anche a quella che poi è l'applicazione vera durante le partite. E Olisevicius che dopo un po' ritorna a segnare con il primo libero, 23 i punti del giocatore lituano. 2 su 2, 24, 7, 4, 6, 8, timeout Molin, un minuto da giocare, 6 punti sono tanti, ma in un minuto possono succedere tante cose e giustamente Lele Molin allena fino alla fine e prova a far rimettere in piedi i suoi questa partita. Eh sì, direi che serve un tiro rapido a Trento, sicuramente rientrando dal timeout, probabilmente da 3 punti, vedremo cosa disegnerà coach Lele Molin, che più o meno è diciamo costretto a tenere gli stessi 5 che ha avuto in campo, al di là di come andrà a finire. Peccato per non aver potuto vedere DeJounte Bradford in campo per quest'ultimo quarto e mezzo. Reggio Emilia che comunque ha fatto direi valere la sua qualità e la sua esperienza soprattutto in questi ultimi 3-4 minuti, in cui Trento forse è andata più di volontà che di sistema e in cui invece i biancorossi sono stati molto solidi. Anche perché Bradford in quei 18 minuti che ha giocato comunque era 8 punti, 5 rimbalzi e 3 assist con 3 su 3 dal campo, nessun errore, 15 di valutazione, quindi la sua partitina la stava facendo a tutti gli effetti. Peccato che gli unici due falli che ha fatto sono stati tutti e due antisportivi, e quindi per questo motivo anche, c'è anche da dire una cosa, che nel momento in cui hai dei giocatori che non hanno esperienza italiana come quelli di Trento, abituarsi al regolamento è uno dei passaggi che sembrerà scontato, ma avete visto anche Crawford nell'infrazione di passi in precedenza, la regola dell'antisportivo che è molto diversa da quella di tanti altri campionati, è un passaggio importante da fare. È tutta esperienza. Ed è un passaggio anche graduale, non è che si può avere in un amen. Questa se la ricorderà sicuramente DeJounte. Sì, adesso ci penserà prima di fare gli antisportivi sicuramente, ma d'altronde servono anche a questo, queste partite amichevoli. Si ricomincia con il quintetto piccolo da parte di Trento, che ha Reynolds che esce dai blocchi e prende il tiro da 3 punti, sbaglia, Hopkins che si è fatto sentire anche sotto rimbalzo, sotto canestro in questo secondo tempo, pur se volete sbagliando qualcosa in fase realizzativa, ma dando una presenza costante sotto le plance. Prende rimbalzo, passa Cinciarini che subisce fallo da Forrai e va in lunetta con due tiri liberi. Ha giocato questa rimessa con Reynolds da numero 4 e Caroline da 5, diciamo così, Lele Molin, provando a far uscire il suo tiratore dai blocchi. Alla fine è arrivato un tiro neanche tutto sommato, neanche male, non premiato dal ferro in questo caso Cameron Reynolds. Corto il primo tiro libero di Cinciarini, ne avrà un altro a disposizione. Il play pesarese
Questa volta non sbaglia, più 7 per Reggio, 50 secondi da giocare, Saunders a testa bassa, si scontra contro la difesa e commette infrazione di passi, saltando e ricadendo col pallone di fatto ancora tra le mani. Eh sì, aveva ovviamente fretta di combinare qualcosa Saunders in quella situazione, arrivata la palla persa che direi chiude i giochi. Vediamo se Trento difende o fa fallo sistematico. Direi che va a difendere, quindi ci sarà un possesso per parte per chiudere la sfida con 48 secondi che mancavano, ora sono 40. Cinciarini gioca con il cronometro e aspetta l'ultimo momento buono per iniziare col passaggio di Hopkins, che va a prendere il rimbalzo sulle loro stesso Cinciarini, va su, perde la maniglia e perde anche la sfera. Cinciarini si lamenta un po' con gli arbitri, ma la rimessa è Trento e Trentina. Vediamo se Trento a questo punto gioca un possesso per chiudere eseguendo, oppure prova ad andare a trovare due veloci per tenere viva la fiammella. O tre sarebbe ancora meglio. Caroline per Flaccadori che si butta, si ferma, torna da Caroline che non tira, ma a questo punto allora finirà con la palla tra le mani. Chiara indicazione della panchina, ecco. Trento che ha Saunders libero da tre punti, sbaglia, altro rimbalzo di Hopkins e finisce qua 75-68 il punteggio. Top scorer del match Osvaldo Soligevicius con 24 punti, 12 anche per Leo Candy, 9 per Hopkins e Thompson dalla parte reggiana, 20 per Reynolds, 10 per Flaccadori, 9 per Mezzanotte e Saunders e 8 per Barford dalla parte invece della Dolomiti Energia Trentino. Arriviamo ai titoli di coda, Marcello, un bel test per entrambe le squadre, abbiamo visto errori ma è normale, ma abbiamo visto soprattutto intensità, abbiamo visto soprattutto competitività e due squadre che hanno voluto vincere ed onorare questa sfida fino alla fine. Assolutamente, due squadre che vogliono recitare un ruolo da protagonista in una Serie A che sulla carta parte veramente con un bel gruppone a caccia delle big, quindi sarà una stagione sicuramente tutta da vivere. Intanto bella serata qui a Poggiorusco in un clima amichevole, ma con una bella partita vera e vissuta direi intensamente in tutti i 40 minuti. E allora, mentre le premiazioni delle due squadre arrivano, avvengono in mezzo al campo, vi ricordiamo che è questione di ore, poi arriverà l'esordio ufficiale delle squadre nel corso della Supercoppa italiana, girone A per la Unotels con Umana, Reyer, Venezia e Fortitudo Bologna, girone D invece per Trento con Tortona e Trieste. Si comincia questo weekend, allora un grande in bocca al lupo a entrambe le squadre, un grande ringraziamento a Marcello Beroster per essere stato al mio fianco in questa bella telecronaca, è davvero tutto, la linea può tornare alla regia, grazie mille anche da Davide Draghi e arrivederci. Torniamo adesso al centro del campo, l'assessore allo sport del Comune di Poggiorusco, Massimo Reversi. Un applauso per l'assessore allo sport. L'assessore allo sport premia l'MP della 12ª edizione del Trofeo Tuffi per Reggio Emilia, oppure il premio
la prima squadra classificata, uno test Reggio Emilia, un tira di premio il capitano.